Ecco, che cosa rimane di tangibile di Luigi Vannucchi in questi tre grandi ambiti, il teatro, il cinema e la televisione? Al di fuori della tua emozione, del tuo cuore. Non lo so, non so rispondere. Quando hai detto che cosa rimane di tangibile di Luigi Vannucchi, stavo per rispondere io, nel senso che no, non mi sembra che ci sia questa attenzione come ti dicevo, sono state fatte due tesi su di lui. Una è anche disponibile su Tesi Online ed è stata fatta da una ragazza che si chiama Sara Ridolfo di Caltanissetta, oltretutto, che è la sua città natale. E l'altra è stata fatta da Pasquale Lanzillotti alcuni anni prima, che frequentava invece il Dams di Bologna. Che mi dici che è stato anche quello che in qualche modo ti ha attivato Sì, nel. perché il primo lavoro, diciamo così, di sistemazione, cioè siamo partiti da una valigia piena di materiale e il primo ordinamento, nel senso che tirando fuori il materiale, cominciare a dividerlo per spettacoli, per periodo, è stato fatto con Pasquale. E con Sara è stato fatto invece il lavoro di digitalizzazione, nel senso che il materiale che io adesso ho e che ho reso fruibile sulla sua pagina Facebook, perché questi due ragazzi sono riusciti a fare la tesi perché sono stati ospiti a casa mia una settimana. E a questo punto io penso che sia, cioè mi piacerebbe che qualcuno che vuole, non debba doversi muovere, fare, ma che riesca attraverso internet, visto che ormai ce l'abbiamo, a poter usufruire del materiale. E magari appunto, però non mi sembra che ci sia questa attenzione così grande. Cioè io dico sempre che se nella famosa isola deserta, dove tutti prima o poi nella vita diciamo se dovessi mi porterei, io di mio papà porterei il cappello del prete, che secondo me è un'interpretazione pazzesca, anche lì di una modernità a mio parere rara. Del teatro mi viene in mente Misura per Misura perché c'è fisicamente, ma strano interludio che dicevo prima, piuttosto che l'Otello di cui parlavo prima, magari averli da. E adesso, appunto, come dicevo, da quando sono diventata più grande di lui, sono riuscita ad occuparmene. E quindi, Senza il dolore che provavi sì, il prima. dolore diciamo che è come lenito, cioè in qualche modo no, la ferita credo non si chiuderà mai, nel senso, però è come se la cicatrice non pulsasse più, ecco, diciamo. Quindi è una cicatrice silente, quasi. E come ti raccontavo prima, dunque, io nel 2008, mi sembra più o meno, ho fatto fare l'archivio, cioè hanno inventariato tutto il materiale che Che era il avevo, materiale che avevate a casa. che ha raccolto lui, in Ah. realtà, la maggior Sì. parte. E quindi anche questo era come un debito. Sì. Perché se una persona, soprattutto un figlio, trova un genitore che ha raccolto tutto questo materiale, tenuto, è evidente il messaggio, credo, no? Certo. Quindi mi sentivo molto in debito su questa cosa. E quindi ho chiamato Memoria SRL che ha appunto fatto questo lavoro Inventario. di inventario e poi insieme alla sovrintendenza archivistica del Lazio a cui ho richiesto il riconoscimento dell'archivio, che è piccolo, però comunque ha una sua valenza storica. E mi hanno proposto di fare una mostra e Sì. a me non mi è sembrato vero, chiaramente.
e quindi grazie a loro, al Comune di Roma e ad altre realtà che si sono unite in questa avventura, abbiamo realizzato nel 2009 alla Casa dei Teatri a Roma questa mostra che si chiama Vi come Vannucchi ha come attore l'eleganza del gesto e della parola. E secondo me è molto bella, ovviamente, nel senso che è divisa in sezioni. Si parte dalla passione, rosso, il teatro, amore e odio, blu, la televisione, perché in qualche modo, soprattutto in quegli anni, forse è la televisione che l'ha un po' tenuto lontano dal cinema, che era il suo desiderio. Più del teatro? No, il teatro era la sua casa, sicuramente. Okay.